Siamo arrivati al dunque, siamo arrivati alla possibilità di iniziare la conferenza. Abbiamo avuto, come dicevo, un problema tecnico, nel senso che il computer di Tommaso non ha lo stesso attacco e quindi vabbè, abbiamo trasferito il file con una chiavetta di fortuna che avevo in tasca. E quindi procedo di grande lena con la conferenza successiva, appunto, di Tommaso Vivaldi. Prova. La conferenza si intitola Come adoperare gli strumenti di comunicazione per migliorare la propria salute e quali sono le strategie per arrivare agli altri. Lo ringraziamo, Tommaso è un musicista, un imprenditore creativo nell'ambito della comunicazione etica e quindi a lui la parola. Grazie mille. Allora, intanto grazie agli organizzatori di questo bellissimo festival. Poi non vedo più gli altri, ma e grazie a voi che siete qui, insomma, ad ascoltarmi e a condividere con me un po' quali sono state le mie ricerche e il mio lavoro di quest'anno, insomma, perché è con il lavoro di quest'anno che sono stato chiamato qui oggi e poi dopo lo vediamo un po'. Faccio una brevissima introduzione per dire che se siamo qui oggi immagino che ci sia qualcosa da condividere. Quindi siamo consapevoli che ci sono parecchie cose in movimento, no? Ci sono parecchi cambiamenti in atto. Sicuramente tra di voi c'è qualcuno che è qui perché ama gli animali, per cui qualcuno che vuole migliorare la propria salute. Io direi che magari facciamo, per capire anche un po' il pubblico che ho davanti, fare qualche domanda. Quanti vegani ci sono tra di voi? 5, 6, 7, 8. Vegetariani? Ok, minoranza. Stanno proprio, è incredibile. Dopo lo vediamo su Google Trend come i vegetariani stanno andando sotto e i vegani stanno salendo. Onnivori? Cioè che mangiano un po' di tutto? Benissimo. E chi è qui principalmente per un discorso animalista? Nessuno. 2, 3. Per la salute, alimentazione? Tutti. Fantastico. Ultimissima domanda, poi giuro la smetto. Chi è qui perché lavora nel campo dell'alimentazione o comunque qualcosa che ha a che vedere con il vegan, con la salute, è un negozio biologico, non lo so. Ok, benissimo. Qualcuno, benissimo. Allora, sostanzialmente come comunicare etico... si intende non solo dal punto di vista animalista, ma etico anche dal punto di vista di salute, perché è importantissimo, se vogliamo essere promotori della salute, dobbiamo portare informazioni reali, etiche. Quanto è potente un'informazione sbagliata data, per esempio, alla grande massa? Dopo vedremo come dare un'informazione sbagliata in TV possa influenzare la salute di milioni di persone. Allora, sostanzialmente i tre punti che voglio... Ma devo cambiarle qua, scusate. Certo. Di tutto. Ok, faremo una brevissima perché non abbiamo tanto tempo, quindi io lancerò un po' di punti, un po' di spunti. Un'analisi della situazione attuale. Cosa possiamo fare noi? Quindi come possiamo capire qual è il tipo di comunicazione che ci viene data e come possiamo modificare il nostro modo di comunicare la salute, il concetto di essere vegan agli altri, senza risultare dei rompiballe pazzeschi, piuttosto che ci veniamo considerati una sorta di setta ancora, no? I vegani, oddio, i marziani. E vediamo come magari nel futuro questa parola vegan potrebbe trasformarsi in un qualcosa di comune. Probabilmente non sarà più necessario dire io sono vegano, piuttosto che io sono vegetariano. Non ci sarà più l'etichetta.
E poi il terzo punto, lavorare con il vegan, la salute e i nuovi mezzi di comunicazione, come possiamo diventare promotori per passione o anche come lavoro all'interno dell'argomentazione vegan, insomma, etica. Ok, benissimo, io sì, cambierei, ok, sì. Ok, ho messo qui tre frasi che sono... Siamo quello che mangiamo, tutti conoscete questa frase, no? 1802, Feuerbach, il filosofo, disse esattamente: se volete far migliorare il popolo, dategli un'alimentazione migliore. Siamo quello che mangiamo, riassunto. Poi lui lo intendeva anche dal punto di vista politico, però è stato uno slogan vegan per anni, no? I vegani, siamo quello che mangiamo. E possiamo dire che se fino a qualche anno fa era solo pura filosofia, oggi siamo quello che mangiamo, come avete potuto ascoltare, credo, anche dal pediatra. Abbiamo sempre più riscontri medico-scientifici, biologici, antropologici, che l'uomo è quello che mangia, in fin dei conti. O comunque l'alimentazione influisce in grossissima parte sulla salute dell'uomo. Seconda frase che io ho inserito è: siamo quello che pensiamo. Questo è un altro aspetto molto importante che è stato portato avanti, se vogliamo, principalmente non dalla filosofia come Feuerbach, bensì dalle cosiddette religioni, credo, la New Age, no? Siamo quello che pensiamo, focalizziamo. E tutte queste cose che sembravano un po' fuori dal mondo, oggi abbiamo capito che sono realtà, perché la fisica quantistica sta confermando tutto questo. Per cui anche il siamo quello che pensiamo ha un suo fondamento. Terza ed ultima frase: non dimentichiamoci che siamo anche ciò che facciamo, mangiare, uccidere, torturare, snaturare un essere vivente, allevarlo a fini alimentari, farlo a pezzi, affettarlo, perché si fa di tutto con gli animali, affettarlo a pezzi, lo si spruzza, cioè si fa di tutto, la panna, di qua. Quindi, adesso non voglio... Quindi, tra l'altro, in luce del fatto che tutto questo fare ci si ritorce contro anche dal punto di vista fisico, perché, come detto prima, abbiamo ormai le conferme a livello scientifico di quanto quello che mangiamo ci fa, no? Ci crea. E quindi dobbiamo stare attenti anche a quello che facciamo. Quindi siamo quello che mangiamo, quello che pensiamo e quello che facciamo. Ok, lui ha fatto una breve introduzione di chi sono, ma magari non si è capito, ma chi è questo Tommaso Vivaldi? Viene qua a parlarci a noi di vegan, cose, alimentazione, un medico, no? Io sono sostanzialmente un musicista, che però fin da bambino ha studiato comunicazione e cinema. Cosa ho fatto? 5-6 anni fa ho messo insieme queste due cose, non con l'alimentazione, ho creato una web TV musicale, ho girato l'Italia, ho intervistato musicisti da la Band Osiris, Stefano Bollani, jazz, insomma... E finché un anno e mezzo fa tutto ciò non funzionava più, o meglio, non si riusciva a far diventare qualcosa di grosso. Fin da bambino i miei genitori mi hanno cresciuto vegano, no? Quindi sono la dimostrazione che essere vegani si può, okay? non si muore, okay. Esatto, ma speriamo, insomma, intanto ci si ammala perché è normale, però. E quindi è cresciuta poi la passione negli anni, 4 anni fa, sempre in contemporanea a quello che stavo facendo, del potere dell'alimentazione, perché i miei due nonni sono morti entrambi di tumore, per cui ho cominciato a, ma forse quello che mangiamo, non lo so, vediamo, ho cominciato a documentarmi, e allora l'anno scorso ho detto, ma perché non fare, visto che so muovere una telecamera, so montare, so fare, perché non fare un qualcosa di totalmente svincolato da poteri economici, prodotti? Io accendo Canale 5, Rai 1, mi trovo il porta a porta, dopo vedremo, in cui c'è la parte, la controparte, si dice tutto, si dice il contrario, poi parte la pubblicità, il prosciutto Rovagnati, cose, allora che cosa stiamo dicendo, no? E allora ho detto, perché non fare una cosa di questo genere? Allora mi sono messo lì, ho fatto una bella lista in Excel, ho preso tutti i medici biologi più esperti nel campo dell'alimentazione, li ho contattati, gli ho detto, guarda, io sono musicista, però muovo la telecamera, mangio vegano, beh, non ho detto proprio così, insomma, se no non mi avrebbero scritto, e mi piacerebbe fare questa cosa qua.
Devo dire che la maggior parte, almeno delle puntate che sono uscite fino adesso, purtroppo non le ho qua, adesso se riusciamo a connetterci a internet faccio vedere qualcosa. E magari qualcuno di voi ha già visto qualcosa, ma adesso... Ok. Guarda, se vai avanti con la seconda slide. Ho detto, mi invento, vai ancora? Mi invento questa cosa. Alimentire. Chiaro, no? Alimentazione, mentire. Perché tutto quello che sappiamo, che ci viene detto, sono nella maggior parte delle cose fuorvianti. Per cui ho unito le due parole, ho detto facciamo sta trasmissione, ho fatto la sigla, ho fatto tutto, ho preso la macchina, sono partito 15 giorni, ho fatto il tour dell'Italia e ho intervistato medici, biologi, un antropologo, di tutto e di più. E ho fatto questa serie di puntate che sono uscite non sotto Alimentire, ma sotto la Vivaldi TV, perché la mia idea era quello di andare a spaziare non solo sull'alimentazione, perché come ho detto prima, noi non siamo solo quello che mangiamo, ma dipende anche dalla mente, da quello che facciamo, dal vivere in qualche modo etico. Poi ho visto che la trasmissione prendeva una certa viralità, parliamo in maniera più... una certa viralità. E così ho detto, senti, eliminiamo tutto il resto, dedichiamoci un po' a questo alimentire, da lì poi insomma tanti contatti, tante persone, tante cose sono cresciute. E, bene, allora entriamo subito un po' nel... e quindi è nata questa trasmissione, adesso dopo vi faccio vedere magari uno spezzone. Trasmissione che voleva essere totalmente svincolata, cioè niente pubblicità, i medici dovevano essere svincolati da qualsiasi prodotto commerciale, per forza, perché se no non avrebbe avuto il riscontro che... Cioè, se lo dico così, se il latte fa male me lo devi dire. Cioè, non è che ci devi girare intorno, no? Ok, se con la terapia Gerson mi vengono fuori i pazienti guariti, mettimi lì le cartelle cliniche, facciamole vedere, non parliamo così. Se no la gente dall'altra parte non capisce niente, no? E qui ho raccolto degli esempi. Allora, se andiamo avanti, intanto io volevo dire che, ok, sì, andiamo con ordine, vegan, un processo inarrestabile. Io ho messo il punto di domanda, perché io non ne sono certo che sia un processo inarrestabile. È una domanda che mi faccio da un po' di tempo. Sicuramente ci sono esattamente 3.580.000 persone, questo ce lo dice Google, che cercano la parola vegan ogni mese su Google, appunto, nel mondo, ogni mese. La parola vegan, solo la parola vegan. Poi correlata a questa parola abbiamo ricette vegan, dieta vegan, diventare vegan, eccetera, eccetera. L'analisi attuale che sembrerebbe un processo inarrestabile, perché io vado a, scusa, scendi di una, io vado in metropolitana a Milano, io sono di Milano, e due mesi fa entro in metropolitana, mi trovo tappezzato tutto, per terra, la Granarolo che... Cacchio, si è convertita la Granarolo, mi fa tutta la linea rossa della metro di Milano, questa Granarolo, soia... Quanti tipi di soia ci sono? 4, 5, nocciola, mandorla, cocco, riso, di tutto. Allora io mi chiedo, no, andiamo avanti. Poi vado alla COP e fino all'anno scorso tu chiedevi le cose vegan, trovavi tipo un repartino così, no? Con dentro di tutto. Poi settimana scorsa siamo stati al mare, c'è questa COP a San Benedetto del Tronto, la miseria, un reparto biologico, vegano, vegetariano, cioè una roba immensa, no? Scendiamo. Anche la Coca-Cola addirittura, che è già vegan di per sé, perché è già vegan la Coca-Cola, no? Io posso essere vegano, mangiare e bere la Coca-Cola, tranquillamente. Però la Coca-Cola si è accorta che anche lei doveva dare quel... Allora cosa ha fatto? Ha tolto lo zucchero e ci ha messo un'altra roba che non capisco, ma che sicuramente non sarà poi niente di... Quindi anche la Coca-Cola ha voluto metterci il suo. Vai. La Findus, famosa per i bastoncini, no? Anche lei vuole essere in prima linea sul vegano, questo è un prodotto, se non erro, disponibile anche in Italia, non sono della Findus, Allora, noi di Findus, scendiamo, naturalmente dopo il burger vegano, negli Stati Uniti è uscita la piadina vegana, stanno facendo le piadine vegane, quindi McDonald's, scendiamo ancora,
la Citterio, famosa per tutti i suoi salumi, eccetera, eccetera, adesso fa il cos'è questo? Un wuster che poi in realtà è per vegetariani, perché leggo delle cose. Comunque, anche la Citterio, scendiamo un po'. La Barilla di per sé dovrebbe essere vegana, no? Mi pare. Forse la pasta all'uovo, vabbè, però anche lei vuole metterci il veggie per essere alla moda. Questo è un prodotto, sì, è un problema, ma arriverà anche qui, perché sul sito è già presente. Allora, torno un attimo qui, che volevo dirvi un'altra cosa. Poi entrate in edicola, le edicole che sembravano morire fino a qualche anno, trovate 40 tipi di riviste, no? Ricette vegane, vegan, cos'è che c'è, la cucina vegan, ce ne sono un sacco. Rivoluzionato, no, questo nell'ultimo anno soprattutto, no? E anche le riviste tradizionali, no? La cucina italiana è una delle più famose, no? C'ha tutto il suo specchietto davanti, ricette vegane, anche loro, insomma. Quindi, una volta i vegani non erano quelli che andavano in piazza, tutti macchiati di sangue, che distribuivano i volantini con gli animali straziati. Adesso di colpo in tutti i supermercati, le multinazionali. Qui ho fatto una cosa. Vabbè, qui ci sono un po' di riviste famose. Come vi dicevo, scendo ancora, scusa, ok. Google Trend ci fa vedere, se riesce a zoomare un po', ci dovrebbero essere scritte le date, non si riesce a vedere. Dal 2011, 12, 13, ma io ho analizzato principalmente dal 2014, dopo vi racconto perché c'è anche un ospite speciale qua. Dal 2014 ha cominciato un picco enorme, forse si vede di più sotto, perché questo è quello mondiale, e questo sotto è quello italiano, con la parola vegan, con la parola vegan. Subito sotto abbiamo poi, nell'altra slide, quello che vi dicevo prima, 3.500.000, che poi sono a ribasso, le statistiche di Google sono a ribasso, perché se io cerco nella stessa giornata vegan, Google me lo conteggia una volta sola, quindi potrebbero essere anche 4-5 milioni al mese di ricerche solo con la parola vegan. Vediamo, la maggior parte sono negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, altri paesi, dentro lì ci dovremmo essere anche noi. Esatto. E quindi passiamo alla slide dopo. Questa è la domanda. I media che hanno sempre sostenuto tutto questo, spero di non aver fatto errori di grammatica, possono fare dietro fronte, o meglio, loro vogliono fare, secondo voi, dietro fronte? Cioè, le grosse multinazionali hanno capito il business in qualche modo e vogliono cavalcare e ricreare lo stesso business che hanno fatto con tutte le schifezze che ci hanno fatto, oppure magari hanno detto questi qua cominciano a capire, cominceranno a arrivare denunce, querele dalla gente che si ammala di tumore e si accorge che la Coca-Cola che ho bevuto per 20 anni mi ha fatto venire. Esatto. Sicuramente cavalcheranno. E quindi io mi collego e dico, le grosse multinazionali senza i grossi media non sono nessuno, no? I grossi media, la TV, i giornali, quindi anche loro sono complici in qualche modo. E andiamo a vedere un po', scendiamo alla slide 18. Questa qua, esatto. Quanto valgono vegetariani e vegani? Qui il Corriere della Sera, Questo deve essere uscito, forse qualche mese fa. Cresce il mercato dei prodotti a base vegetale, solo nei supermercati tocchi 320 milioni. Qui abbiamo la conferma del perché crescono a vista d'occhio i negozi vegan, i negozi biologici, piuttosto che i reparti di vegan. Scendiamo ancora. Gelato. Gli italiani lo preferiscono, non dico che ogni giorno, ma una volta alla settimana un articolino. Esce sempre, no? Poi questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima, questo è stato un post virale che ha girato tantissimo nelle ultime settimane. Adesso vi voglio far vedere un'altra cosa che ho messo qua. Ok, quindi adesso vi faccio un'altra domanda. Quanto secondo voi
Vai alla slide 21. Quanto secondo voi l'informazione... Quanti di voi guardano la televisione? Dite la verità, eh? Almeno una volta alla settimana. Pochissimi. Ok, ci sta, bene. Quanti di voi leggono ancora, oddio, i giornali? Corriere, Repubblica intendo. Ok, bene. Quanti di voi utilizzano internet per cercare informazioni su questi argomenti? Quasi tutti. Ok. Quindi, se io dico la maggior parte di voi, non so, tipo Porta a Porta, trasmissioni così, non le conosce pochi di voi. Le conoscono tutti. Quanto, ok, bene. Quanto è importante, secondo voi, che l'informazione sia reale, trasparente, sia concreta, porti informazione vera? Molto. Ok, scendiamo un po' giù alla slide numero 38. Quindi, perché voi siete in qualche modo avanti, no? Ma la maggior parte della popolazione ancora sfrutta la televisione come canale principale di informazione, no? O comunque sfrutta i giornali, poi dopo vediamo. I principali, i nomi più famosi, il Canale 5, il Rai 1, il Fatto Quotidiano, la Repubblica, la Stampa, Dieta Vegana. Allora, vediamo quanto l'informazione sta funzionando in questo momento. Dieta Vegana, i bimbi, parla l'esperto. Fate finta che io sono un papà, una mamma, e voglio capire al bimbo che cosa fare, no? Perché se ne parla, dieta vegana... Dieta vegana ai bimbi, parla rispetto, danneggia e compromette la salute. Porca miseria, leggo sta roba, non farò mai una dieta vegana a mio figlio. Scendiamo un po'. Sempre, questo che mi pare sia sempre il Corriere, sempre più bimbi mangiano vegani, pediatri in allarme. Ma mai e poi mai vegano il figlio. Poi vado sulla Stampa e leggo: la dieta vegana ben condotta non provoca malnutrizioni, il minore può condurla anche a scuola. Quindi fa bene o non fa bene questa dieta vegana al bambino? Che cosa devo fare? Scendiamo un po' ancora. Green Me lo conoscete tutti, questo sito. Dieta vegana nei bambini fa male davvero? Qui già mettono in dubbio, non si capisce. Il parere degli esperti: fa male, non fa male? Boh, chi lo sa? Scendiamo. Addirittura vuole renderla reato. Quindi se già non la faccio in più, se mi mettono anche dentro, se faccio mangiare vegano. Poi abbiamo i nostri geni al governo che propongono la dieta vegana, per me è vietata per legge addirittura. Bene, insomma, l'informazione, sarete d'accordo con me, in questo momento sull'argomento vegan, sull'argomento salute... È un mix, dico bene? Se dico delle cavolate ditemelo, eh? Se non siete d'accordo, qualcuno vuole controbattere. È tutta una confusione. Quindi, dove voglio arrivare? Sicuramente voglio arrivare al secondo punto, che è cosa possiamo fare noi. Cioè, principalmente quello che possiamo fare noi è informarci il più possibile ed essere il più scientifici possibile, perché... Se qualcuno mi mangerà, però, per anni l'informazione sul vegan è passata come principalmente discorso animalista. E il discorso animalista nel 2016 non funziona più così tanto, cioè non attecchisce. L'unica cosa che attecchisce sulle persone è quando parli della propria pellaccia. Lì sì che funziona, comincia a scattare qualcosa, perché quando tu c'hai un problema... Finché non è un problema, vabbè, ma io mangio di tutto, sto benissimo. Poi il giorno dopo, quando hai il problema, cominci a farti la domanda. Quindi è lì che probabilmente la comunicazione deve funzionare. E noi, che vogliamo essere promotori della salute, dobbiamo informarci bene su tutto questo. E perché dico informarci bene? Perché l'informazione che gira anche dall'altra parte, cioè anche da chi sostiene tutto questo, andiamo alla slide numero, per fare degli esempi, numero 27, spero non l'abbia postato nessuno questa cosa qua, scherzo, comunque sono esempi, poi prendeteli con le pinze. Qualsiasi tipo di cancro può essere curato in poche settimane senza chimioterapia, cioè qui andiamo proprio agli opposti, e anche questo è un tipo di comunicazione che non può funzionare,
non può funzionare, né dal punto di vista medico, ma anche se fosse vero, anche se funzionasse immediatamente, non funziona questo tipo di comunicazione. Scendiamo giù? Boom, questi son tipici, su Facebook. Quanti di voi hanno Facebook? Un po'. Vengo su dopo un po' le mani, come sono queste paure. Scoperta shock. Nel latte trovate la presenza di 20 tipi di... Porca miseria, nel frigo c'ho il latte, adesso chissà che cosa... Cioè, tutti questi allarmismi non funzionano, anche se fossero veri. Scendiamo. Adesso ne ho messi un po', di esempio, ma per farvi capire come sono gli estremi. Se bevi birra ti conviene leggere questo, ecco cosa si è scoperto sulla puntini. Allora, intanto una cosa che vi faccio notare, anche per chi ha Facebook, ma anche per chi no, sembrerà banale, ma la cosa che dovete guardare sempre è questo. A chi vi scrive questa roba? Voi dovete guardare quello, perché quello lì è il link del sito e dovete andare a vedere quando ho aperto, chi ci sta dietro, chi è che scrive. Questo è fondamentale, perché io posso scrivere che qualsiasi tipo di cancro può essere curato in poche settimane senza chemioterapia, lo scopro, apro un blog, scrivo sta roba, ma non funziona. Allora io scopro questa cosa qua, allora contatto 10 medici, glielo faccio vedere, gli dimostro, a quel punto c'è un'autorità, cioè c'è dietro una certa struttura nella notizia, nell'informazione. Vabbè, possiamo andare avanti un po' velocemente. I farmaci per il colesterolo causano una malattia cardiaca e degenerativa. Quanta gente prende farmaci per il colesterolo? Di colpo io gli faccio vedere una notizia così, che poi tra l'altro questo è un sito di Unidream, che non è così malvagio, anzi. Piuttosto che scendiamo, adesso poi chiudo, come rimuovere l'alluminio dal cervello prima che scateni il morbo di Alzheimer. Qui fa vedere il deodorante, oddio, metto il deodorante tutti i giorni. Porca miseria, domani mi viene il morbo di Alzheimer. Quindi, se faccio crescere il bimbo vegano, mi mettono in carcere. Domani mi viene il morbo di Alzheimer. So, mica io. Vabbè, ce ne sono tante altre. Allora, vi faccio vedere delle copertine, invece delle mie... Come ho strutturato la comunicazione. Vai alla slide 35. Magari possono non piacere. Allora, una delle puntate più viste in assoluto è quella lì, vabbè, la prima è questa qua, fatemi prendere la prima. Alimentazione, allora, prima puntata, relazione tra significa che già probabilmente c'è una relazione tra due parole chiave, alimentazione e patologie, si intende malattie. Quindi non ho detto se mangi questo muori, ho messo che c'è una relazione tra l'alimentazione e le patologie. Poi che cos'è che chiede sempre la gente? La maggior parte delle persone con cui mi capita di intraprendere il discorso, ma mi sentite? Sì, dell'alimentazione, mi dice, ma io voglio le prove scientifiche. Questa è una frase tipica, non so se vi è capitato anche a voi, no? Io voglio le prove scientifiche. Va bene. Allora, io da chi sono andato? Sono andato dai maggiori medici che hanno studiato sta roba, che la studiano tutti i giorni, che si informano. Scusate se dico questa frase, non vado dal mio medico di base che mi dice vabbè, dopo che gli ho fatto vedere la trasmissione, vabbè, ma guarda che a noi arrivano tutti i giorni centinaia di studi scientifici che dicono una cosa e dicono anche il contrario, capito? Ma va bene, ma andiamo intanto a vedere chi li ha fatti questi studi scientifici, perché poi io sono andato a documentarmi sul database, che non faccio il nome in questo momento, più grosso di studi scientifici, chi è che mette quegli studi lì che vengono considerati studi scientifici? Chi è che li finanzia questi studi? Li finanziano le grosse multinazionali. Io devo fare uscire la mia nuova fettina Kinder con dentro sta roba qui, vado a fare uno studio scientifico che mi dimostra che io ci metto la vitamina 25, la vitamina 25 è fondamentale per la crescita del bambino, faccio la mia ricerca, la finanzio, la inserisco. E quindi è uno studio scientifico a quel punto. Inconfutabili perché effettivamente sono talmente tanti e dimostrati, per cui l'alimentazione è legata, o meglio, le patologie sono inconfutabilmente legate in gran parte al tipo di alimentazione che abbiamo. Altro argomentone, cibi acidi verso alcalini, un esempio pratico di post che giravano.
con l'alimentazione alcalina guarisci dal cancro. Questo è girato su Facebook per anni. Io cosa ho fatto? Cibi alcalini versus acidi, quindi tra storie, leggende, miracoli e tanti effetti, vabbè, questa è una battuta, effetti speciali, effetto tampone, insomma. Quindi ho voluto un po' smascherare, quindi nelle mie puntate c'è chi va a parlare, sì, che un'alimentazione alcalina sicuramente giova in qualche modo alla salute. Un'altra, The China Study. Tutti conoscete The China Study, immagino. Quanti di voi l'hanno letto? Quanti di voi ne ha sentito parlare? Tutti? Ok, un po' pesante. Ok, tutti si chiedono, perché tu in TV ogni tanto è stato nominato, no? Adesso posso fare dei nomi, no? Dottor Calabrese dice, The China Study è stato smontato in tutti i modi. Benissimo, allora io ho preso la macchina e sono andato a intervistare un bel po' di persone che hanno studiato anche in altre università in giro per il mondo. The China Study può essere in qualche modo un libro pseudoscientifico, però fondamentalmente porta una ricerca di 30-40 anni, se non erro, di risultati, di risultati, e comunque va a discutere su un argomento che ha prove praticamente inconfutabili su quanto un certo tipo di proteina possa non funzionare bene. Scendiamo un po'. Ok, l'incidenza delle patologie è in diminuzione? Perché questa è una domanda che io ho fatto durante le mie interviste, perché pensavo, io accendo la TV soprattutto verso Natale, Pasqua, no? Ci sono tutte quelle, di cui non faccio nomi qua, di tutte quelle società, di tutte quelle, come si possono chiamare, raccolte fondi importanti, per cui mi trovo le arance fuori dalla chiesa, insomma, okay. Avete capito di cosa sto parlando? Quindi dicono, la ricerca ha fatto passi da gigante. Allora io ho fatto questa domanda, l'incidenza delle patologie, cioè non so, i tumori, sta ricerca, milioni diamo, ognuno dà un euro, due euro, compri le arance, compri di qua, compri la piantina, è in diminuzione? E tutti mi hanno risposto che non è assolutamente così, anzi, l'indice di tumori è circa una persona su tre si ammala di tumore, ad oggi, negli Stati Uniti una su due. E quindi è logico che nel mio post, a livello di comunicazione, anche se nel contenuto avevo dei medici che mi confermavano che l'incidenza delle patologie è in aumento, non ho fatto un post allarmistico, perché non avrebbe funzionato soprattutto su quel target di persone che non credono in tutto questo ancora, non ci hanno messo il naso. Chemioterapia e radioterapia, come dobbiamo comportarci? Anche qui si dice tutto di più, la chemioterapia ti uccide, la radioterapia uguale. Facciamo parlare non l'articoletto scritto da chissà chi. Adesso sto puntando lì per farvi capire, quando, visto che la maggior parte di voi mi ha detto che si informa via internet, è importante verificare chi ha scritto questi contenuti, perché spesso possono sembrare ben scritti, però... Chemioterapia e radioterapia, come dobbiamo comportarci? Punto di domanda, lasciamo parlare loro. Urca, qui ho acceso dei dibattiti su Facebook, ma l'uomo quindi onnivoro o frugivoro? E qui si sono accese le discussioni più grosse, visto che tutti quelli che ho intervistato all'interno delle puntate hanno confermato che l'uomo è frugivoro, comunque tendenzialmente frugivoro. Vabbè, questa è un'intervista singola, invece ho fatto anche delle interviste singole. Valdo Vaccaro, chi lo conosce Valdo Vaccaro? Ok, e vabbè, insomma, questo era un po'. E, bene, passiamo. Quindi abbiamo visto come c'è tutta un'informazione che non funziona, come c'è tutta un'informazione che vorrebbe funzionare ma esagera,
E poi ci sono delle storie di successo. Se scendiamo alla 44, 44, tutte delle storie di successo anche dai media tradizionali, che hanno incentivato il cambiamento. E ce n'è una grossa, per cui ho portato un ospite speciale, che adesso vi presento, che è stata una puntata, scendi pure, la storia del tumore guarito di Antonio. Qualcuno di voi, non so se ha visto, un servizio delle Iene nel 2014, quando prima ho detto che quel Google Trend aveva fatto salire a picco, è perché dopo questa puntata, che ha fatto in una settimana 4 milioni di utenti unici come visite sul sito delle Iene, ha fatto salire a picco anche le parole chiave di Google, che oggi, se io cerco tumore, viene fuori, no, se io cerco alimentazione, una delle prime cose che esce è alimentazione, tumore, Iene, e si riferisce alla puntata di questo signore, Antonio Diaco, che è guarito da una metastasi cerebrale grazie al figlio che si è messo a ricercare, dopo la chemio che non ha funzionato, che comunque, insomma, ed è guarito. E io l'ho portato qua, ed è Massimiliano. Ci facciamo un applauso. Grazie. Grazie Tommaso. Chi di voi ha visto quella puntata delle Iene? Una buona percentuale di persone. Beh, noi qua stavamo parlando di comunicazione. E quando mi ha chiamato l'autore di questo servizio, in realtà era già uscito precedentemente un altro servizio fatto da Before It. Chi conosce Before It, che porta Colin Campbell in Italia? Ok. E noi avevamo fatto la prima testimonianza, l'abbiamo fatta là. Poi hanno visto quelli delle Iene questa bellissima storia di successo, e da lì è nato quello che è nato. Come dice Tommaso, da quel giorno esponenzialmente si è sentito molto più parlare di veganesimo, anche se in realtà non è che noi abbiamo fatto vegano, diciamo, come magari sentite parlare spesso, Coca-Cola, patatine, cioè, perché purtroppo è anche quello il vegano, no? Ma vegano salutista e più possibile verso il crudismo. Noi abbiamo fatto questa cosa qua. Quando ho incominciato, è uscito questo servizio, io mi sono ritrovato con circa 30-40 richieste di amicizia su Facebook giornaliere. Cioè, una roba, e non c'era scritto il mio nome, non so come siano arrivate a noi, forse è bastato magari anche una sola persona che abbia condiviso dicendo questa persona la conosco, è diventato virale e pian piano, ma veramente in pochissimo tempo, cioè se c'è un video giusto con le giuste note che risuonano dentro, si ottengono dei fantastici risultati. E cosa succedeva? Che ogni giorno mi arrivavano queste 30 richieste d'amicizia e persone che mi chiedevano che cosa dovevano fare per problematiche simili a quelle che sono successe a mio padre. Allora, innanzitutto io non sono medico. Io mi sono messo a cercare una soluzione. Non so se avete mai visto il film L'olio di Lorenzo. Chi l'ha visto il film L'olio di Lorenzo? Dei genitori che cercano un modo di salvare il figlio da una malattia incurabile. Ecco, io ho cercato di trovare tutti i tasselli che potessero aiutare mio padre nel cambiamento di stile di vita e nel portarlo verso la guarigione, perché noi siamo una macchina che funziona bene se ci sono determinate circostanze. Quindi quando dialogavo con queste persone non davo mai nella mia comunicazione non fate la chemio, non fate questo,
ma semplicemente io portavo a loro la nostra esperienza, cioè quello che abbiamo fatto noi, non quello che non abbiamo fatto. E ogni persona, in base alle proprie informazioni, è giusto che tragga le sue conoscenze, le sue quello che sente effettivamente, quello che gli vibra dentro, essenzialmente. Perché se una persona è convinta, e convinta veramente, che un'alimentazione basata su vegetali integrali, con uno stile di vita corretto, e sta insieme con delle persone che fanno la stessa cosa durante tutto questo tempo, perché noi abbiamo fatto questa cosa uniti come se fossimo un unico elemento, come se tutti avessimo il cancro o come se nessuno lo avesse. Questo ovviamente porta un'energia all'interno del gruppo che va oltre ogni limite. È anche difficile ricostruire una situazione del genere in famiglia. Quanti vogliono fare un cambiamento tutti insieme solo perché magari c'è una persona che ha il problema, e vedono che in realtà il cambiamento è legato al fatto che c'è il problema? No, non vedono nel cambiamento la soluzione a tutti i problemi. Io, ad esempio, quando ho iniziato questo cambiamento, certo l'ho fatto per mio padre e ci credevo fondamentalmente in questo. Non è che ho convinto mio padre dicendo guarda che da domani mangi così perché funziona. No, gli ho fatto vedere dei documentari. Chi ha visto Un delicato equilibrio? Poche persone. Guardate il video Un delicato equilibrio. Chi ha visto Guarire col metodo Gerson? Oppure, o meglio, il film si chiama Se solo avessimo saputo. Il documentario, molto bello, che narra di una persona che va veramente dentro all'interno delle cliniche Gerson a vedere che cosa succede. Chi ha visto il documentario che si chiama Le cure proibite del cancro? Poche persone. Guardate, tutti questi documentari sono su internet. Segnateveli e cercateli. Perché a me hanno aperto la mente, ma la cosa fondamentale è che ha aperto la mente a mio padre. Io ho fatto vedere queste cose a mio padre, è venuto con me alle conferenze, e nel momento in cui ha visto il suo sangue su una slide, o meglio, perché noi siamo stati a una conferenza, e ha potuto vedere veramente di fronte il sangue di una persona sana e di una persona invece malata, perché la sua era un sangue non pienamente corretto, aggregato, rispetto a un sangue sano. Ecco, questo biologo, di cui non faccio il nome, ha detto, se tu fai per 12 settimane questa alimentazione basata su vegetali, integrali, il più possibile alcalinizzante, vedrai che il tuo sangue cambia. Non ha detto guarisci, vedrai che il tuo sangue cambia. Ma se il sangue sano può aiutare una persona a stare meglio, è ovvio che se tutti i mezzi che ho possono portare a una soluzione, no? Cosa faccio con le persone per fare comunicazione? Perché noi abbiamo aperto poi un'associazione che si chiama Alimentiamo la Salute. Cerchiamo di parlare di quello che fa star bene le persone, evitando di dire guarda che quello ti fa male. No, parliamo di quello che fa bene. Se noi cerchiamo di parlare di quello che fa bene, nessuno si può arrabbiare. Se noi cominciamo a parlare di quello che fa male, tutti punteranno il dito, ah guarda, quello dice che la chemioterapia fa male, quella cosa fa male, la carne fa male. No, diciamo che i vegetali fanno bene. Cerchiamo di mangiarne di più possibili di questi vegetali. Cerchiamo di capire la differenza tra un alimento che è biodinamico e un alimento che ha subito tanti trattamenti. C'è differenza? Ditemela voi. Quando mangiate quell'alimento, se poi quell'alimento è stato colto dall'albero, maturo, avrà una differenza rispetto a un alimento che è stato invece preso
portato dopo una settimana, lasciato nelle celle, maturato durante il trasporto. C'è una bella differenza, penso, ma non sto dicendo nulla di grave, sto solo cercando di farvi ragionare. Quindi l'associazione Alimentiamo la Salute si occupa proprio di portare informazione anche attraverso delle domande, facendo ragionare le persone. Questa è la cosa, per me, la comunicazione più corretta. Infatti, non so se ci avete fatto caso, tutti i servizi che ha fatto Tommaso, quasi tutti, o penso tutti, partono da una domanda. Sono domande. Le affermazioni implicano che la mente non lavora, la mente vostra. Noi dobbiamo cercare sempre di far lavorare la nostra mente, che spesso purtroppo mente, la mente mente. Quindi facciamo delle domande e cerchiamo di vedere le cose dal punto di vista più possibile naturali. Cioè, voi, quando faccio una cosa semplice che dico anche per far comprendere questa cosa, quanti animali conoscete che bevono latte di altro animale dopo lo svezzamento? Pensate all'essere umano che si attacca alla mammella di una mucca per tirare del latte. Allora, pensatelo solo così, guardatelo così, visualizzatelo, vi sembra una cosa naturale? Non è naturale. Ma questo è un modo per visualizzare e capire che effettivamente ci sono delle cose che ci fanno fare, perché c'è dietro ovviamente un business. Bisogna solo rendersene conto. Da quel momento in avanti ho conosciuto tantissime persone e tantissime persone hanno avuto dei riscontri positivi sulla propria salute. Non tutti sono guariti, perché ovviamente la guarigione è individuale, ogni persona è a sé e ogni persona può portare ovviamente alla guarigione o meno, ma dipende da tantissimi fattori, perché c'è anche il discorso chissà quanto quella persona è circondato da persone che remano esattamente nella stessa direzione. Vediamo se è soddisfatto della propria vita. Cioè, ci sono veramente tante cose che portano verso la guarigione. Una di queste, fondamentali, è lo stile di vita, che comprende tutto in realtà. Quindi, no? Vuoi aggiungere qualcosa, Tommaso? E io andrei avanti, ma non so, sto dicendo... è che non so quanto... Sì, abbiamo poco tempo. Ecco, comunque, se volete fare domande su questa cosa... comunque, essenzialmente, noi con le persone lavoriamo cercando di farle il più possibile ragionare. Perché io ho smesso, all'inizio avevo tutti contro, quando io ho cambiato stile di vita, io vengo dal mondo onnivoro, mangiavo certe bisteccazze che non vi dico. Quindi pesavo 90 kg, adesso ne peso 60, avevo un'infinità di allergie, adesso non ne ho neanche una, avevo il colesterolo sballato, adesso non ce l'ho, avevo mio padre con diabete, non ce l'ha più, cancro, non ce l'ha più, problemi di colesterolo, non ce li ha più, ulcera, un po' di ulcera, non ce l'ha più. Che cosa ha fatto? Un miracolo? Oppure è cambiato qualcosa grazie a un insieme di cose fatte insieme, con una certa coerenza, ascoltandosi, perché è una cosa molto importante ascoltarsi, ascoltando il proprio organismo, perché durante questo percorso fatto insieme con mio padre, la cosa basilare è continuare a dialogare ed ascoltarsi. Se non ci si ascolta, si tende magari a fare delle cose sbagliate e perpetrare proprio in quelle cose sbagliate. Quindi cambiare lì dove si vede che ci sono delle cose che non vanno. E durante le nostre, quando io parlo con le persone, una delle cose che
cerco di far capire alle persone è che devono volersi informare il più possibile. Mi capita, ad esempio, no? Devo fare la chemio? Mi chiedono. E io ho detto, tu sai che chemio, una domanda che faccio io, tu sai che chemio vai a fare? Attenzione, la domanda è semplice, eh? Tu sai che chemio vai a fare? No, mi hanno detto che questa è quella che devo fare. Sapete che per quel tipo di cancro ci sono almeno una ventina, trentina di tipologie di chemio che si possono fare? E siamo sicuri che quel tipo di chemio che mi stanno facendo è la chemio che migliora in assoluto con i minori effetti collaterali? Allora bisogna riuscire a carpire tutte queste cose informandosi. Più mi informo, più riesco a scegliere, perché sennò scelgo inconsapevolmente. La scelta consapevole per me è importante. E come la faccio la scelta consapevole? Facendo delle domande che delle volte possono essere anche scomode. Perché chiedere anche a un oncologo, ad esempio, quanti casi di successo ci sono con questa chemioterapia? E sentirsi dire c'è soltanto un caso su 100, un caso su 1000, un caso su 1000, capite che può fare la differenza se io voglio utilizzare la chemio o meno. E quali sono gli effetti collaterali di quella chemio che vado a fare? Li voglio sapere tutti, perché la faccio io, è sul mio organismo. Quindi qua, e cosa posso fare invece io con l'alimentazione? Cosa posso fare io col mio stile di vita? Cosa posso fare io idratandomi con un'acqua corretta? Ecco, tutto questo, tutte queste domande possono portare a una nuova conseguenza. Ecco, io ho chiuso perché già sono fuori da ogni contesto. E rimandiamo le domande, facciamolo fuori, come prima. Sì. Però sì, ci mettiamo fuori, perché non c'è problema. Perdonaci, nel senso che siamo in ritardo, spostiamo il relatore fuori ed è disponibilissimo per delle domande. Vabbè, se è una cosa veloce. Sì, una cosa veloce, fallo. Hanno un atteggiamento comunicativo in cui a volte esaltano un evento e sono in grado invece di affossarne un altro. Penso a Gabriella Mereu, agli attacchi a Valdo Vaccaro e così via, invece nel vostro caso hanno scelto, non so per quale motivo, di esaltarvi. Quindi avete avuto un riscontro su questa cosa? Assolutamente sì. Chi sceglie di fare i servizi sono diversi autori. Gli autori sono differenti da ogni volta su ogni servizio. L'autore che ha scelto di fare i nostri servizi è una persona molto consapevole, che ha spinto molto per andare in quella direzione. Quindi ovviamente fa la differenza chi sta a fare il servizio, chi è l'autore. Sì, c'è da dire poi che quel servizio lì, avendo fatto così tanto scalpore, in contemporanea ne erano stati fatti altri di servizi che non sono mai usciti, e quindi dopo abbiamo notato probabilmente tutti un cambio di rotta della trasmissione Iene. Infatti ormai è tutto contro. Prima con la puntata del tumore, forse subito quella dopo, si sembrava andare nella direzione della salute, dell'alimentazione, poi dopo c'è stato un cambio di rotta. Ma perché probabilmente sì, non lavora più per le Iene. E tanti altri servizi non sono usciti, li abbiamo visti perché li abbiamo avuti, ma sì, come l'ultimo attacco a Valdo Vaccaro, Nadia Toff. Comunque sì. Allora niente. Grazie a tutti. Ringraziamo Tommaso Vivaldi anche per la carambata a noi ignota di Massimiliano Diacco, che ringrazio anche perché personalmente vidi quella puntata e sicuramente gli occhi mi si fecero lucidi dall'emozione.
Grazie, proseguiamo con la prossima conferenza, lascio la parola a Marina e il relatore, ribadisco, si sposta fuori un attimo per eventuali vostre domande e curiosità, e ringrazio sempre per la vostra partecipazione così attiva, reattiva e promozionata.